Amici del capoluogo, ben trovati al consueto appuntamento con il TG delle 13 in diretta sulla nostra pagina Facebook. Passiamo subito alle notizie della giornata. Cementificio, scattano i controlli aggiuntivi, incontro tra Comune e Università per definire il programma di controlli aggiuntivi sull'impatto ambientale del cementificio, come in precedenza già annunciato dal sindaco Iside Di Martino. Previsti campionamenti ogni mese o ogni due mesi. Da verificare se ciò basterà a placare le polemiche dopo la diffida inviata dagli altri sindaci della zona interessata alla Regione al fine di sospendere l'autorizzazione al trattamento di CSS. Passiamo alla cronaca. Aquilano aggredito in pieno giorno da due sconosciuti. Nel pezzo della collega Alessandra Prospero, il racconto della vittima che si era fermata in un locale di Viale Corrado IV per acquistare una bibita ed è stato affrontato da due sconosciuti che l'hanno malmenato. Soccorso dagli operatori del 118, l'uomo ha successivamente sporto denuncia ai carabinieri. Passiamo alla viabilità. A breve la gestione di 500 km di strade statali passerà all'ANAS. Il sottosegretario Mazzocca sollecita i presidenti delle quattro province a firmare la convenzione per velocizzare l'iter degli interventi necessari. Lavoro. Preoccupazione per i sindacati per le esternalizzazioni decise dal gruppo EDOS, che gestisce diverse RSA in Abruzzo, tra cui quella a Villa Lago in provincia dell'Aquila. Sindacati preoccupati per la tenuta dei livelli occupazionali e della qualità dei servizi, ma il gruppo rassicura, preoccupazioni comprensibili ma senza fondamento. Chiudiamo con una notizia di colore, con la partecipazione della deputata aquilana del PD Stefania Pezzopane all'inaugurazione del Gay Village nel quartiere Testaccio a Roma. L'appuntamento, a cui parteciperanno anche Nicola Zingaretti, Giovanni Giacci e l'attrice Ilenia Pastorelli, è previsto per questa sera alle 20. E anche per oggi è tutto. Natale Francesco Litterio dalla redazione del capoluogo.it.